Alessandro Cecchi Paone su Romina Power e Ilenia Carrisi sull'ultimo numero in edicola del magazine Nuovo TV. Si parla anche di Romina Power. Infatti, una lettrice della famosa rivista ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone. Ricordiamo che quest'ultimo cura una rubrica dei personaggi del mondo dello spettacolo. In quella circostanza il giornalista ha commentato il ricordo di Ilenia Carrisi che la madre ha condiviso su Instagram alcuni giorni fa, in occasione del suo 51esimo della primogenita sparita nel nulla dal 1993. Rispondendo alla donna di Ravenna, il divulgatore scientifico sulla cantante statunitense e il ricordo della figlia ha detto: «Tendiamo tutti a dimenticare le cose brutte per proteggerci dal dolore, ma una madre non può riuscirci, soprattutto in mancanza di risposte definitive». Per poi aggiungere: «Questo è un vero tormento per Romina. Andiamo a vedere nello specifico cos'altro è stato scritto». L'affetto di una lettrice per la cantante statunitense, sempre sulla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone su Nuovo TV, la lettrice in questione ha continuato così: «Povera Romina Power». Vedendo il ricordo della figlia Ilenia Carrisi che ha condiviso sui social, ho provato per un attimo a mettermi nei suoi panni e immaginare il dolore che prova in fondo al cuore. Poi rivolgendosi a Romina Power, la donna le ha detto: «Le mando il mio forte abbraccio». Romina Power ricorda la sua adorata Ilenia sull'articolo su magazine Nuovo TV dedicato a Romina Power. In precedenza era stato riportato anche il contenuto di uno dei tantissimi post che la cantante americana ha dedicato alla sua primogenita Ilenia Carrisi. Adesso esempio: «Dio 51 anni fa mi ha consegnato una bambina bellissima.